Siamo al quarto giorno di manifestazione. Qual è l'idea che si è fatto sull'affluenza dei saloni 2009? Più del solito. È un'affluenza maggiore di quella degli anni scorsi. Io non so dirvi è perché mancano delle società che non sono venute e che quindi c'è maggiore interesse per noi, non è vero. Siamo bravissimi e abbiamo tantissimi visitatori che poi si concentrano, grazie al cielo. La cosa molto importante, che almeno io ho trovato interessantissima, è l'affluenza di giovani, perché sono venuti anche tutti quelli che, lavorando del settore, devono incontrare, dobbiamo incontrare, vedere, parlare di affari, evidentemente. E poi, se anche guardate là, alla reception, giovani, giovani, giovani che cercano documentazione che noi gli diamo con tutto il cuore. Fino a poco fa erano oltre 6.000. In questi quattro giorni contiamo di arrivare fino a 10.000, perché adesso arrivano le bande libere. Quali sono secondo lei le tendenze nell'illuminazione di quest'anno? Le tendenze sono di riuscire a fare dei prodotti seri. Cioè, non è il momento per scherzare, per la semplice ragione che quando c'è crisi, quindi c'è mancanza di denaro da spendere, il cliente, il consumatore cerca quanto più è possibile, da una parte la marca, che quindi offre una garanzia in quanto tale, e dall'altra sceglie dei prodotti che siano meno frivoli, meno, come si può dire, passeggeri. Cioè, hanno tutti molto timore da dire: ma questa cosa che, non so, mi piace tanto, domani mattina mi piacerà ancora o la devo già buttare via? E questo è molto importante. Contemporaneamente cercano innovazione, cioè uno che in un periodo di crisi ha la buona fortuna di poter andare in giro a spendere, a cercare qualche cosa, vuole un prodotto che sia innovativo, deve essere nuovo tecnicamente, deve contenere una ricerca, uno studio che può essere non solamente evidente, formale, ma proprio di che cosa esprime, come per esempio il prodotto, come si approccia al problema nostro del risparmio energetico, che evidentemente colpisce tutti, ma quelli che costruiscono apparecchi di illuminazione sono il primo bersaglio, no, di questa necessità di fare. Siamo in un periodo che io trovo molto importante di necessità di risparmiare energie, di trovare che l'Unione Europea ha fatto una legge dura che parte dal primo di settembre e dove a mano col passare degli anni elimina l'uso di certe sorgenti luminose, cioè bisogna utilizzare solamente sorgenti luminose che siano a basso consumo. Più va avanti questo periodo di sistemazione della salvezza dell'energia e più diventa difficile, però non è impossibile. Io sono molto contento di questo, uno perché distinguerà e distingue le aziende che stavano già facendo o che sono capaci di intervenire molto rapidamente di fronte a un problema come questo, e dall'altra parte poter in qualche modo accontentare il cliente, accontentare noi stessi, perché guardi che quello che sembrava una favola un po', che la necessità di risparmiare energia fosse la mania di qualcheduno, cioè l'ecosistema, salviamo il pianeta e compagnia, oggi la gente viene nei negozi e dice: o mi date un apparecchio a basso consumo, io non entro, non vengo, perché non mi interessa che voi mi diciate che è il più bello, che è disegnato da chi vuole. Dice: voglio che ci sia una riduzione di consumo e una durata, perché questo è l'altro problema che pongono. Dico: io non ho nessuna voglia di investire, dico investire perché i nostri prodotti non sono proprio così a basso prezzo che si possano buttare via subito per questione di soldi. Sul piano invece del prodotto uno vuole qualche cosa che duri,
deve durare dal punto di vista della funzionalità, quindi costruito bene, con onestà, con materiali che resistono e così via, e nello stesso tempo anche onesto dal punto di vista che quando si dichiara rendimento 95% poi ci sia veramente il rendimento del 95%.